L'anoressia non è un capriccio, non è una moda, non è un modo per i ragazzi di sconfiggere la noia, non è una fase che prima o poi passerà da sola. Il problema è che i giovani d'oggi hanno troppo, dicono i professori. Ai miei tempi mica avevamo tempo per ste cagate, rispondono i vecchi. Due o tre schiaffi e li rimetti in riga, urlano i violenti. C'è chi muore di fame e sti coglioni rifiutano il cibo, affermano i saggi. E poi, ma guardali, da vedere fanno proprio schifo e si credono pure belli. Sussurrano in troppi, troppi. Tutti seduti nei loro salotti a cercare colpe e sbagli, come se loro fossero immuni dai difetti, come se in realtà loro non fossero stati semplicemente e fottutamente fortunati. Fortunati perché l'insensibilità li ha scelti. I sensibili, invece, hanno una sorte diversa. La sensibilità è il lancio di una moneta. E a volte ti può capitare che sia il miglior pregio che tu possa avere. Altre la peggior condanna. E ti vedi magari troppo grasso, troppo stanco, troppo diverso, troppo insicuro, troppo solo, troppo distante, troppo assente, troppo mediocre, troppo insignificante. L'anoressia è quando non riesci a gestire un'emozione che per te è troppo grande e potrebbe anche avere il peso di una piuma, ma se si posa sul tuo cuore, lo stesso te lo lacera, te lo scava, te lo marchia, te lo succhia, ti rallenta i battiti sempre di più, fino a farlo morire lentamente, lentamente. L'anoressia uccide, non dimenticatelo mai. Dedico queste parole a chi non ce l'ha fatta e a chi ogni giorno lotta con quel mostro che spesso può essere la vita.